Ragazze, ciao! Allora, io sono praticamente distrutta, devo andare a dormire, però voglio struccarmi assieme a voi perché da un poco ho scoperto questa cosa della routine coreana che in tanti se mi chiedevate sempre, quindi poiché mi sto trovando veramente veramente bene, ho detto ne approfitto nel vlog, ne parlo alle ragazze e mi strucco insieme. Questo è il vlog della festa di Daniel, adoro, non vedo l'ora, ci sarà questa meravigliosa festa. Nel frattempo chiacchieriamo un po' e vi spiego anche questa cosa della routine coreana, perché praticamente è uno dei metodi per struccarsi migliori al mondo, praticamente perché sfrutta la doppia detersione e quindi c'è un burro struccante con cui andate a rimuovere tutto il trucco, sia dagli occhi, dal viso, dalle labbra, e si toglie tutto, anche il trucco waterproof, tutto. Ok, a questo punto, dopo che avete massaggiato, poi ovviamente questi qua, questi prodotti, gli Epoda, sono appunto di questa routine coreana, sono tutti super super naturali. Io mi sto trovando veramente bene. Questo è un burro struccante che ha un profumo bellissimo. Come potete vedere sto tipo a metà perché veramente mi piace un sacco. Dopodiché andate a bagnare un po' le manine con acqua tiepida e continuate a massaggiare. Vedete? Praticamente si scioglie tutto il trucco, praticamente questo metodo che vi assicura di avere la pelle super pulita, pori, vi contrasta proprio le impurità, perché pulite benissimo la pelle a fondo. Poi prendete lo straccettino, sempre di Epoda, comunque vi metto il link di questi prodotti, perché ho un 35% di sconto per voi, quindi se li volete provare, sono veramente ottimi. Potete comprarli sul sito Yepoda con il codice CARLITA35, avete il 35% di sconto su tutto il sito. Sono veramente ottimi, guardate, si toglie tutto il trucco. A questo punto doppia detersione perché utilizziamo la mousse e questo è il mio prodotto preferito in assoluto. Vedete io quanto l'ho utilizzata, sto quasi tipo più della metà. E questa è una mousse buonissima al melograno e acido salicilico, quindi va a super purificare, ottima anche per pelle grassa. Poi quando la cacciate c'è tipo questo colore un po' rosa, sembra tipo panna alla fragola. Massaggiate bene, lavate bene bene e sciacquate. Asciugate dopo la mousse. Questa è una cosa che amo fare anche al mattino, non solo per struccarmi, ma anche al mattino. Veramente vi assicura un viso super pulito senza impurità. Se vedete il viso praticamente super pulito, purificato, tutti i pori puliti. Questa routine coreana io la consiglio a tutte, ma in particolare a chi ha la pelle impura, perché veramente vi mantiene la pelle pulita, luminosa, morbidissima e vi contrasta tantissimo le impurità, brufoletti, punti neri, pori dilatati. Comunque provatela e se fate l'ordine sul sito prendete anche questa. Questa praticamente è finita, ma ve la straconsiglio, uno spray all'acido ialuronico e lavanda che va praticamente a purificare e rivitalizzare il viso e lo potete utilizzare appunto come ultimo step. Non esce nulla perché è finita, ma è veramente buona. Quindi comunque cliccate nel box informazione che vi metto il link del sito e il codice CARLITA35, risparmiate un botto, veramente costano poco ma sono ottimi, super naturali e poi fatemi sapere della vostra pelle che veramente mi sto trovando super super bene. Comunque adesso vado a dormire tutta tutta entusiasta ragazze, veramente super super entusiasta per domani, per la festa, non vedo l'ora. Ovviamente vi porterò con me per il compleanno di Daniel. Buonanotte. Oggi è il compleanno di Daniel. Mi ha bussato il fioraio. Infatti è venuto Dario. Daniel ha fatto la cacca. E auguri! Buonanotte, Cacca! Cacca di compleanno fortunata! Cacca fortunata! Chi è che fa 2 anni? Quanti anni fai tu? 2. Oggi super festa, raga. registri tutti i No, nostri non la follower. posso far vedere, è troppa Allora cacca e fagli sentire la puzza. puzza. No, amo, te la conserviamo a te. Quanta cacca hai fatto? La conserviamo a te, amo. Ho fatto un regalo di compleanno a Babi. È iniziato bene questo video. A poche ore dalla festa è arrivato il vestito di Daniel.
Grazie Sartoria Partenopea che si è messa a disposizione per me e l'ha cucito su misura in pochissimo tempo. Ora ve lo faccio vedere. Grazie Sartoria Partenopea, stanno sparando anche i fuochi perché è arrivato l'abito. Cioè guardate qua quanto è bello, gli ho fatto fare io. Magari se volete farvi fare un vestito da loro, perché loro cuciono tutto a mano e su misura, e magari potete far vedere un'immagine di questo video. Guardate quanto è bello. Ragazzi, guardate quanto è bello, ho fatto fare io col fiocchetto, loro fanno tutto a mano. Veramente vi sto facendo scoprire, se non li scoprite ancora, un posto magico, perché loro si occupano proprio di fare vestiti sartoriali a mano. Guardate che qualità. Amore, ci sono anche le iniziali. No, ma è bellissimo. Grazie Sartoria Partenopea, seguiteli. Sono il top. Adoro, adesso glielo mettiamo. Che Daniel. Amore, anche tu il look, fai vedere? Bravo! Ragazzi, questo è il mio look. Barbie girl. Amma Barbie girl. E chi fa il cattivo? Mi frusto con la mia coda. Facciamo un giro. Vai. Grazie Armi per questo video. C'è anche il mio amico Vale. Vale, come si mangia da Baldoria? Benissimo. Ah, le patatine, lime e pepe rossa. Poi ci sono anche semplici per i più vicini. Lui è un intenditore, quindi se lo dice lui, guardate qua che meraviglia. Mamma mia, che meraviglia questi taglieri. Buon appetito. Chi c'è? Rami, un saluto per YouTube. E anche la piccola Anna Chiara. No, 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 ti riprendo. Un po' arrivano le pizze. Ma tu sei bellissima. Amore, ti sta divertendo? Dario, da 1 a 10 quanto ami Carlito? Amore, applauso per Dario. Mi diventa fuori che me ne fa la volta. Mi dico allora. Ok, allora. Allora, bimbi, io faccio una pizza. Amo, ma che stai sudando? Che cos'è questa? Comunque lui è bravissimo. Lui è bellissimo. Nella cassetta numero 1 c'è scritto, nella numero 2, nella numero 3, io ho questa la tabella, misura l'affinità di coppia di Carlita e Dario. Wow! Se la tabella dice la verità, Carlita e Dario si amano. Se la tabella sbaglia, Daniel viene affidato a una casa famiglia. Dice? Ok, allora partiamo. Sto male. Nella casella numero 1 io scriverò un pregio, ossia una cosa bella, che ha. No, 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 no. Sto morendo. Ok, ci siamo. Stanno a fare da zettare. Vai, fatto sempre. Aspetta. Sì. Dammi una cosa più elegante per il papà del festival. Pizze e panini, questi sono buonissimi, questi panini, oh, ragazzi, buoni. Pizze e panini qua, top, ragazzi. Tutti quanti stanno facendo i complimenti, che è tutto buonissimo. E cannerie, flipini. Ora, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Bravo! 333
grazie a te. Oh, vamo in due. Qua. Piuttosto sul treno, lì c'è tutto il cibo. C'è tutto il cibo! No! Ma guardate che belli questi gadget, vi voglio far vedere. Perché praticamente tutta l'organizzatrice della festa è stata Teresa Chirico, e l'abbiamo fatto da Baldoria. Questo ristorante è bellissimo, che vi straconsiglio, perché ha tutta un'area bimbi stupenda, non solo per le feste ma anche per una cena, pizza, panini, tutto buonissimo, in collaborazione con This is Love Event Boutique, Nando, che ringrazio perché lui fa sempre le scenografie, gadget per le mie feste. E guardate che bello, questo è il regalino che abbiamo dato agli invitati, zainetto, questo erano i sottopiatti che avevamo, tutto tema Luna Park che ha fatto Teresa Chirico. Vedete quanto sono belli i sottopiatti, e lui ha preparato anche questi gadget, le borracce, le tazze, ma sono bellissime le cose che fa, gli zaini. E questo era il selfie moment che c'era, è un'altra cosa che prendo sempre alle mie feste, che è troppo troppo carina, che si fanno le foto live, quindi sono tutte le foto che abbiamo fatto quella sera, mia mamma, tutti i bimbi. È stato veramente veramente bello, perché si possono fare appunto delle foto veramente live ed è sfizioso. Papà, vedete, comunque è stata veramente una bellissima bellissima festa. Comunque vi metto le box informazione, tutti i dettagli di Teresa, Baldoria, tutto. Facciamo un salutino a tutti, che abbiamo avuto una festa bellissima. Infatti Teresa è stata bravissima, e poi Baldoria è un posto stupendo, ragazzi, ci dovete andare. Comunque vi metto su Instagram, correte a vedere il video, vero mammi? Perché abbiamo fatto il video GDV, fai un salutino, dove abbiamo fatto proprio il video della festa. Saluta, saluta a tutti, ciao! Quindi su Instagram trovate anche tutti i tag e i vari sponsor. È stata veramente una festa bellissima. Saluta, mando bacio alla palla! E poi in questi giorni vedete anche il video dei regali che abbiamo fatto, vero amore? Quante palle! Sei proprio un sbruffoncello. Questa è la bici che gli abbiamo regalato noi, io e il papi. È vero? Saluta gli amici! Ciao amici, venite tutti a casa mia a giocare, bimbi. È vero? Tipo stazione per registrare il video dei regali. Caricherò, penso, dopo questo. Guardate quanti regali, ce ne sono ancora altri anche giù. Ce la faremo, amore, vieni. Vieni, saluta. Saluta, babbo, ciao. E saluta. Deve fare scarta la carta, saluta, dai, scarta la carta, saluta, ciao. Brava mamma. Hai detto a babbo? Pure il bacio. Grazie, bacio. No. Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone? Who's gonna walk you through the dark side of the morning? It ain't me.